un mese, due, che sentivo una puzza. Non dovrei strano, pensavo fosse... Qui, perché lei abita nello stesso pianerottolo della signora. Non dovrei strano, pensavo che provenisse dai cassonetti dell'immondizia. Dopo il sisma chiama la madre e l'anziana non risponde al telefono, era morta da due mesi. Sono rimasta molto sconvolta dalla notizia perché in zona si conosce. Era morta in stato di decomposizione avanzato, era morta da sola all'interno della sua abitazione senza che nessuno se ne accorgesse. È successo ad Ancona ieri mattina. Intorno alle 11 i soccorritori sono intervenuti dopo una telefonata. Una volta arrivati in questa palazzina sono entrati e hanno trovato la donna di 78 anni nella sua abitazione senza vita. Segnalazione fatta dalla figlia residente in un'altra regione. Aveva cercato la mamma per sapere come stava dopo la scossa di terremoto di ieri mattina senza ottenere alcuna risposta. Subito ha chiamato il 112 vigili del fuoco ed una volta arrivati alla porta della 78enne hanno suonato più volte senza ottenere alcuna risposta. Mi sono avvicinato, sentivo bussare, nessuno apriva e da lì poi ha chiamato i vigili del fuoco. I vigili del fuoco hanno aperto, hanno confermato che era deceduta, che era morta. L'ultima volta che l'avete vista qui? Io l'ultima volta che l'ho vista a settembre, quindi... E l'aveva vista qui nel pianerottolo? Sì, l'ho vista che chiudeva la porta, io entravo. Per gli inquirenti ed il medico legale incaricato dalla procura di Ancona, la donna sarebbe morta da circa due mesi. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali ed in molti nel quartiere dove viveva la 78enne continuano a ripetere è l'ennesimo caso di solitudine dovuto a contrasti con i parenti. E non aveva un buon rapporto con la figlia e viceversa. Non si abbandona una mamma così in questo modo. Giuseppe Di Tommaso, vengo in diretta da te. Allora, se non ci fosse stato il terremoto, nessuno si sarebbe accorto che la signora Marisa era morta da due mesi. Ma com'è possibile? Da 60 giorni circa, perché il vicino di casa della signora Marisa aveva in quest'ultimo periodo sentito cattivo odore proprio provenire da dietro questa porta dove mi trovo, e aveva chiesto anche agli altri condomini se percepivano lo stesso tipo di odore, ma nessuno aveva mai pensato che la signora potesse essere all'interno della sua abitazione senza vita. È stata soltanto la scossa di terremoto di ieri che ha fatto sì che la signora fosse stata cercata dalla figlia. Ricordiamo che i rapporti tra le due, secondo quanto ci hanno riferito i vicini di casa, non erano dei migliori e da tempo non si parlavano, e forzando poi questa porta, dopo che i soccorritori hanno cercato numerose volte attraverso il campanello di mettersi in contatto con la signora, quindi hanno forzato la porta, sono entrati e l'hanno trovata riversa sul pavimento in stato di decomposizione senza vita. Giuseppe, ma la figlia a questo punto è venuta? Allora, da quello che noi sappiamo, abbiamo anche cercato un contatto telefonico e ci siamo riusciti. La figlia sta venendo qui nelle Marche e non so se noti davanti l'abitazione della signora ci sono tutti gli oggetti e i ricordi di una vita di questa donna di 78 anni. Ci sono addirittura i nastri dell'albero di Natale che la signora forse aveva posto qui proprio in preparazione dell'arrivo delle festività. Ora ricordiamo che la salma della signora è stata consegnata e sarà consegnata ai familiari per il rito funebre. Quindi da quello che sappiamo la figlia sta arrivando qui nelle Marche proprio per prendere in consegna il corpo della mamma.